Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Idea della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Carissimi, questa celebrazione liturgica dello sposalizio di San Giuseppe e di Maria Santissima è ancora una volta un'occasione per meditare sui segni di speranza che i santi sposi di Nazareth consegnano alla famiglia cristiana. È un invito a lodare e ringraziare il Signore, sempre ricco di bontà, affinché sostenga le nostre famiglie, in particolar modo le giovani coppie, ravvivando in ognuna, con il dono dello Spirito Santo, l'amore totale, unico, fedele e fecondo. Prima di accostarci alla sua mensa, riconosciamoci peccatori e chiediamo che il suo amore di Padre perdoni tutti i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, in parole, cose e missioni, e nella volontà mia contro la mia santissima volontà. E supplico la Beata e Sempre Vergine Maria, angeli santi e a voi fratelli, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Preghiamo. Padre Santo, hai unito con vincolo virginale la gloriosa madre del Tuo Figlio e l'uomo giusto San Giuseppe, perché fossero fedeli collaboratori del mistero del Verbo incarnato. Fa che noi, a te legati col vincolo battesimale, viviamo più intimamente la nostra unione battesimale con Cristo e camminiamo gioiosamente nella via dell'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Sarà famosa tra i popoli della loro stirpe, i loro discendenti tra le nazioni. Coloro che li vedranno ne avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore ha benedetto. Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. Parola di Dio. Grazie a Dio. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo,
fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa di figli. Dalla lettera di San Paolo ai Galati. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che stavano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli, ne è la prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida, Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per volontà di Dio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Di Cana, Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Secondo Giovanni. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. E Gesù rispose, che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi, fate quello che vi dirà. Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro, riempite d'acqua le giare, e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliele portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, tutti servono da principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Ancora una volta la nostra comunità si ritrova in questo giorno, 23 gennaio, per ricordare questa memoria che, anche se non esiste più nel calendario liturgico, è una memoria che è molto cara a questa nostra comunità, la memoria dello sposalizio di Maria e San Giuseppe. Sappiamo benissimo che Maria e Giuseppe erano promessi sposi quando Maria si trova incinta per opera dello Spirito Santo e Giuseppe si trova in un mistero un po' molto molto più grande della sua idea e della sua vita. E sappiamo benissimo che una cosa è il matrimonio, una cosa è la famiglia, perché ci può essere matrimonio senza figli, ma non ci può essere famiglia senza figli, giusto?
perché può anche succedere che la vita naturale ci riserva delle sorprese, ma questo non significa che il matrimonio sia sacramento anche senza la prole. Ecco perché anticamente la Chiesa aveva istituito questa festa dello sposalizio, dicevamo, perché Maria si ritrova insieme a Giuseppe ad essere promessi sposi. Dicevo, la nostra comunità è legata a questa festa un po' particolare, a maggior ragione che ci ritroviamo insieme a quelle coppie, a quelle famiglie che l'anno precedente hanno celebrato l'anniversario del loro matrimonio, il 25esimo, il 50esimo e anche il 60esimo di matrimonio. Tutto è dono di Dio, tutto è dono di Dio. Abbiamo detto all'inizio di questa celebrazione, è la festa anche per riscoprire la nostra identità battesimale. Che significa questo? Che per ciascuno di noi, nel giorno del battesimo, viene segnata una vocazione da realizzare, una storia da vivere, un impegno da portare avanti. Nella nostra vita di fede non possiamo permetterci di scherzare con Dio e di conseguenza con la nostra coscienza, o viceversa, con la nostra coscienza e con Dio. Ecco perché scaturiscono gli impegni del battesimo durante il corso della nostra crescita naturale, la prima comunione, la cresima, la vocazione che si realizza nel matrimonio, nella scelta di vita consacrata. Impegni che costruiscono la nostra vita cristiana. È naturale pensare che, celebrando questa festa dello sposalizio di Maria e Giuseppe, è naturale pensare, come abbiamo anche altre volte detto o pensato, è naturale pensare che loro sono stati sposi perfetti. Ed è anche giusto fare questa osservazione. Ma dobbiamo anche pensare che la loro perfezione non è stata solamente un dono singolare da parte di Dio per quanto riguarda la Madonna e anche per la saggezza di Giuseppe, ma è stato anche frutto del loro impegno, del loro sforzo di essere una coppia secondo il progetto di Dio. Maria poteva benissimo rifiutarsi all'annuncio dell'angelo. Si è chinata al mistero di Dio, consapevole che Dio aveva scelto lei. Noi a volte non ci rendiamo conto di questo, perché quando Dio ci sceglie per qualsiasi compito, per qualsiasi progetto, noi ci rifiutiamo perché vogliamo scavalcare il pensiero di Dio. E questo è orgoglio. Questo non è andare incontro a quelli che sono gli impegni che scaturiscono dal battesimo. Ecco allora che ci viene davanti questa pagina del Vangelo di Giovanni, che noi abbiamo sempre sentito delle nozze di Cana, dove qui notiamo che la nostra imperfezione, le nostre incertezze, quando parla Dio diventano certezze sicure. Se ci abbiamo fatto caso, Gesù cambia l'acqua in vino, quella stessa acqua che i giudei usavano per lavarsi le mani. Questo ci fa capire che davanti a Dio le imperfezioni diventano le cose più belle, perché c'è la sua parola. E c'è un altro particolare. I giudei, su comando di Gesù, riempiono l'acqua di acqua leggiare fino all'orlo, non ne lasciano a metà. Ancora una volta, questo ci fa capire che le nostre imperfezioni non vengono messe da parte. Le nostre imperfezioni agli occhi di Dio possono essere il canale per realizzare quello che Lui vuole nella nostra vita. Ecco allora che cosa significa scaturire la vocazione dal battesimo.
perché con la grazia del battesimo noi riusciamo a realizzarci pienamente in quelli che sono gli impegni della nostra vita di fede. Dicevo, Maria e Giuseppe per singolare grazia sono diventati la coppia perfetta a cui dobbiamo far riferimento. Ma le nostre imperfezioni, guardando a loro che sono la coppia perfetta, le nostre imperfezioni guardando al Signore che ci dà la possibilità di realizzarci nel poco della nostra esistenza, le nostre imperfezioni possono diventare, tra virgolette, segni della grazia che Dio realizza nella nostra vita. Voi che avete vissuto l'esperienza del matrimonio, 50, 60, 25, avete sperimentato le imperfezioni delle persone che avete accanto. Eppure restate, eppure ci siete, eppure continuate ad esserci. Eppure quella persona è sempre accanto a voi. Questo è il segno della presenza di Dio. Perché il sacramento del matrimonio è qualcosa che cambia la persona per lo stare insieme, per il sacrificio di vivere insieme e per la gioia di sentirsi amati e di amare. Questo è il segno della grazia di Dio, che noi chiediamo questa sera in modo particolare per voi che celebrate questo anniversario di matrimonio, ma anche per tutti noi, perché questo segno, come è stato il segno di Cana, dell'acqua cambiata in vino, questo segno di qualcosa che nella nostra vita può cambiare se noi veramente lo desideriamo e soprattutto se lasciamo parlare Dio, perché questo segno cambi veramente dal profondo la nostra esistenza umana. O Dio, fonte della vita, che nel grande mistero del tuo amore hai consacrato il patto coniugale come simbolo dell'unione di Cristo con la Chiesa, benedice e conferma nell'indissolubile comunità di amore e di vita questi sposi della nostra comunità parrocchiale che oggi ricordano il 25esimo, il 50esimo e il 60esimo della loro unione sacramentale. Purifica ed accresci il loro amore con la forza del tuo Spirito. Fa che siano testimoni e collaboratori della carità nella quale cresce e si edifica la loro famiglia. E ora, carissimi, tutti quanti insieme, nel ricordo del nostro battesimo e delle promesse matrimoniali che vi siete fatti nel giorno del vostro matrimonio, rinnoviamo questo impegno. Rispondiamo insieme, sì, lo prometto. Carissimi, promettete di conservarvi fedeli sia nella gioia che nel dolore, nella salute e nella malattia? Sì, prometto. Promettete di trascorrere la vostra vita amandovi fedelmente, onorandovi l'uno per l'altro? Sì, lo prometto. Promettete di difendere la santità del matrimonio, convinti che l'uomo non può separare ciò che Dio ha unito? Sì, lo prometto. Il Signore che ha ispirato i vostri propositi e vi ha condotto fino a questo giorno, vi confermi nella sua grazia e aiuti la vostra debolezza con la forza del suo amore. Amen. Nel segno dell'acqua che riceveremo, ricordiamo il nostro impegno e il nostro sforzo, che anche le nostre imperfezioni, come abbiamo detto, possono essere cambiate nel vino della gioia, dello stare insieme, e soprattutto della gioia di saper condividere l'amore con le persone che il Signore ci ha messo accanto. Thank you.
Padre Santo, creatore dell'universo, che hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, hai posto sulla prima famiglia il segno della tua benedizione, guarda con benevolenza questi sposi che oggi rinnovano l'impegno di rimanere uniti nel sacramento del loro e del tuo amore. Scenda su questi sposi la ricchezza delle tue benedizioni, perché nel dono reciproco del tuo amore allietino la famiglia e la comunità. Ti lodino, Signore, nella gioia, ti cercano nella sofferenza, godono del tuo conforto nella necessità, ti preghino nella santa assemblea. Siano testimoni del tuo Vangelo, vivono a lungo nella prosperità e nella pace e con i figli e gli amici che ora li circondano giungono alla felicità del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Ed ora diciamo insieme, benedici le nostre famiglie, Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché esprima nel suo interno e nei rapporti con il mondo il volto di una vera famiglia che sa amare, donare e perdonare, noi ti preghiamo. Benedici le nostre famiglie, Signore. Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione, perché nelle nostre famiglie impariamo a volerci bene sul modello dei santi sposi Maria e Giuseppe, noi ti preghiamo. Benedici le nostre famiglie, Signore. Per i nostri governanti, perché promuovano misure concrete di politica familiare, soprattutto a favore delle famiglie numerose e disagiate, noi ti preghiamo. Benedici le nostre famiglie, Signore. Per le famiglie che vivono situazioni di divisione, di conflitto o di dolore, perché l'amore del Signore li raggiunga e li apra al dialogo e al perdono, noi ti preghiamo. Benedici le nostre famiglie, Signore. Per la nostra comunità, perché sempre più cresca la sensibilità pastorale verso le famiglie in situazioni difficili o irregolari, con segni di accoglienza e di accompagnamento nella fede e nella carità, noi ti preghiamo. Benedici le nostre famiglie, Signore. Dio che attraverso il vincolo di amore di Maria e Giuseppe ci ha dato una viva immagine dell'eterna comunione di amore, ravviva in noi le meraviglie del tuo spirito, perché nelle nostre famiglie possiamo sperimentare la continuità della tua presenza. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Guarda benigno, Signore, le offerte che presentiamo al tuo altare nella festa dei santi sposi Maria e Giuseppe, ed accendi in noi il fuoco del tuo amore per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Diamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa dei santi sposi Maria e Giuseppe. In lei, piena di grazia e degna madre del tuo Figlio, hai segnato l'inizio della Chiesa sposa di Cristo, splendente di bellezza. Di lui, servo saggio e fedele, da te prescelto come sposo della Vergine Madre di Dio, hai fatto il capo della tua famiglia, per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo, Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo la tua lode. Veramente santo, Dio dell'universo, poiché creando l'uomo a tua immagine, uomo e donna li hai creati. Tu hai posto in loro l'amore che li porta l'uno verso l'altro, fino al dono della vita. Essendo presente nell'intimo del loro amore, tu costruisci la fraternità umana sulla pietra angolare della loro alleanza. Per rinnovare la tua alleanza con l'umanità, hai inviato sulla terra il tuo amato Figlio. Per mezzo di lui ha rinnovato l'unione dell'uomo e della donna, facendo del matrimonio il sigillo della loro unione e un segno privilegiato del tuo amore per noi. Per renderti grazie di tutte le tue meraviglie, Padre buono, noi facciamo qui ciò che fece Gesù allorché giunse l'ora di dare la vita per l'umanità. Il tuo Spirito Santo, oggi come allora, faccia di questo pane e di questo vino il corpo e il sangue del tuo Figlio, segni dell'alleanza per noi. Durante l'ultima cena, cui fece parte con i suoi, Gesù prese il pane. Dopo aver reso grazie lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Alla fine della cena prese il calice del vino, di nuovo rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Padre buono,
noi facciamo memoria della morte del tuo figlio diletto, prova suprema del suo amore per noi. Facciamo memoria della sua resurrezione, del suo ingresso nella tua gloria, fondamenti della nostra speranza di vivere un giorno presso di te. Accogli con bontà l'offerta di Cristo, divenuta quella della tua intera famiglia. Ricordati, Signore, della tua Chiesa sparsa nel mondo. Tu la vuoi bella come una fidanzata, giovane, libera e fedele. Il tuo Spirito sempre la conduca, unita al suo figlio diletto, sui cammini della verità e dell'unità. Dio di ogni alleanza e di ogni vita, tu hai unito gli sposi cristiani nel giuramento della loro alleanza e i loro cuori nel mutuo dono della loro vita. Conserva a loro la tenerezza di cui li circondi sempre e il loro amore che sale verso di te. Ricordati di noi tutti qui riuniti nella gioia e nella preghiera. Rendi più stretti i legami con i pastori del tuo popolo, con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Pasquale, insieme al Collegio Episcopale e a tutto il clero. Noi ti preghiamo inoltre per tutti coloro che conoscono la felicità di amare e di essere amati, che essi siano il sostegno e il conforto dei loro fratelli e delle loro sorelle. Noi imploriamo inoltre la tua bontà per coloro che sono rimasti delusi nella loro sete di felicità e di amore. Sii tu la loro pace, la loro consolazione, la loro speranza, affinché essi ritrovino la gioia di vivere nel tuo amore al servizio degli altri. Ai nostri fratelli e a tutti quelli che ci sono cari e che ci hanno preceduti presso di te, apri largamente le braccia per accoglierli nel tuo regno di gloria e di pace. Dio nostro Padre, che vuoi la nostra felicità, ravviva l'amore per te e la nostra speranza di vivere un giorno insieme presso di te, con la Beata Vergine Maria, Madre di Gesù tuo Figlio, e con San Giuseppe, suo diletto sposo, con San Marciano, nostro patrone, insieme alla moltitudine innumerevole dei santi, per benedirti e lodarti per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio diletto. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh, Signore,
dirvi soltanto una parola e io sono salvato. Ci colmati di gioia con i tuoi santi doni, fa che venerando la Beata Vergine Maria e San Giuseppe suo sposo, siamo confermati nel tuo amore, viviamo in perenne rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore.
facciamo l'atto di affidamento a questa coppia di sposi per le nostre famiglie e per la nostra vita. Carissimi, consapevoli della debolezza del cuore umano e delle resistenze che vengono dal mondo, affidiamo le nostre famiglie ai santi sposi Maria e Giuseppe. Vogliamo rispecchiare la vostra fedeltà ai doveri quotidiani, nel sopportare le ansie e le tribolazioni della vita, nella generosa apertura verso la necessità degli altri, nell'adempimento gioioso del piano di Dio nei vostri riguardi. Ci affidiamo a te, Madre nostra Santissima, perché lo faccia delle nostre famiglie e della Chiesa domestica, nella sua presenza ai sacramenti e nella gloria della gloria, in cui noi, insieme ai nostri figli, siamo Signore per il dono della vita e dell'amore. Ci affidiamo a te, o San Giuseppe, sposo ed uomo giusto. Tu che hai nutrito, educato e protetto Gesù, insegnaci a nutrirci della sua parola di vita ed a compiere nel nostro quotidiano vivere la volontà di Dio. Fatti il tuo responsabile, rafforzata dalla grazia del Sacramento, si mostri forti in ogni debolezza e in ogni crisi, attraverso le quali a volte passano le nostre famiglie. Compiamo quest'atto di affidamento. Sicuri che il tuo cuore di padre lo assorberà, presentandolo al tuo figlio che è vita, verità e amore, insieme al Padre e allo Spirito Santo. Amen. Ave Maria. Signore sia con voi. Dio nostro Padre comunichi a voi e alle vostre famiglie la sua gioia. Cristo Figlio di Dio vi assista nell'ora della serenità e nell'ora della prova. Lo Spirito Santo dimori sempre in voi con il suo amore. E su voi tutti che avete partecipato a questa liturgia scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Seduti altri due minuti, non abbiate fretta. L'amore del Signore illumina ogni giorno della nostra vita. Non so se Michele se erano meglio di galera a 60 anni, però no. Non ho fatto male, ma in qualche modo. Fino all'amore. Fino all'amore. Bene, auguroni ancora. Grazie. Sei Francesco e Teresina. Passate dopo, lo salutate. Felicità e grazia accompagnino tutti i giorni della vita. Sì, Teresina era felice e contenta che aveva fatto questo traguardo, fino a 70 centimetri ancora. Sì, con Olfi.
Michele e Lucia, 50 anni di matrimonio. L'amore del Signore veramente illumina sempre la vita di tutti i giorni. Auguroni ancora. Cominciamo con i più giovani, 25 anni. Dopo chiacchierare. Giovannina e Gerardo, 25 anni di matrimonio. L'amore è un miracolo sempre possibile, eh? Mi raccomando. Alzalo Francesco e Gerardina Pascuni. L'amore è sempre un miracolo possibile, non dimenticatelo. Anche se si sono sposati affliggendo, ma non vivono, diciamo, più affliggendo, hanno insistito, dice Don Pietro ci deve invitare. E noi siamo sempre più affliggendo. Fernando e Filomena. Pazienza, tanta. No, vabbè, no. Ma Fernando è un bravo uomo. Grazie. Marciano Stanco, Maria Perla. Era l'occasione per farlo venire alla festa. Bruno e Maria. Stavolta ci vediamo per cose buone, Bruno. Quando mi hanno chiamato, lui mi ha chiamato al tempo, ho visto 077, oddio, è morto qualcuno. Gerardo ed Elsa. Thank you.